Ore 8 e 23, signor Vespilloni. Sì, signori, è lui, Nino Manfredi. Ecco l'ineffabile barista di Ceccano, l'irresistibile interprete della più esilarante rubrica televisiva in un film che è una cannonata. Invidiosi! Dimenticali e amiamoci. Sì, che ora è? Le 8:30, hai timbrato? Che devo timbrare? Tutte le volte che dobbiamo andare a letto bisogna timbrare. Oh no, questo no. È un ordine di servizio del dottor Jacobetti. Questa è la prima parte del dottor Jacobetti. E questo è il resto. Certo, quando il principale è così, l'avvenire è bello ma preoccupante. Ed anche il più onesto ed integerrimo degli impiegati può dimenticare per un istante i suoi doveri per farsi trascinare nella più grande avventura della sua vita. Ecco, prendi. Dramma o commedia? Tragedia o farsa? Indovinatelo voi. Noi, con l'onestà professionale che ci distingue e per non trarvi in inganno sulle vere finalità del film, ci limiteremo a mostrarvi alcune scene prese a caso qua e là, lasciando al vostro senso dell'umorismo il compito di farvi gustare lo spirito che le anima. Fuori uno! La nostra è una strada lunga e faticosa di studio e di meditazione. Sì, sì. Quando vuoi indossare il saio? Il saio? Ma veramente... io vorrei ancora pensarci un pochetto prima di questo saio. Ecco. Fuori due! Ha mai avuto casi di malattie mentali in famiglia? Mio nonno ci ha dato un po' da pensare. Una volta radunò 1000 persone e partì da Quarto e sbarcò a Marsala. Si chiamava Giuseppe. Fuori tre! Mi ami perché sono un grande scrittore? Oh no! Mi ami perché sono il più grande banchiere del mondo. Oh no. Ti amo perché sei un impiegato. Maria, sei soltanto mia, voglio vivere con te. Mi spezzo ma non mi impiego. Ma